Ciccozzi, per quanto riguarda il long covid e tutto quello che ci ha significato il covid fino ad ora, la previsione, viste le varianti, che cosa succederà adesso? Allora, la variante, io vi spiego che la variante avviene quando c'è una mutazione che il virus fa e gli dà un vantaggio evolutivo. In questo caso la contagiosità non ha mai cambiato la sua letalità, è sempre stata la stessa. Ora, che significa essere più contagioso? Significa infettare più persone, ma anche il contrario, cioè più persone che si infettano più hai la possibilità di determinare una variante nuova. E quindi il tutto viaggia in un panorama che in questo momento la variante Delta, che è contagiosa al pari di una varicella, è, diciamo, stabile. È stabile in Europa, è stabile negli Stati Uniti, in tanti paesi. Non sappiamo nulla dell'Africa, non sappiamo nulla del sud-est asiatico. Là sono due veramente bacini endemiche, due sacche endemiche dove il virus continua ad infettare, dove il virus continua a circolare, e lì potrebbe generare nuove varianti che potrebbero darci fastidio. Però attenzione, darci fastidio come? Più contagiosità, quindi più diffusione, e meno efficacia sui vaccini, perché quando il virus muta non ha solo il vantaggio nella contagiosità, ma anche il vantaggio di scappare, fuggire dal sistema immunitario. Il vaccino cosa fa? Induce il sistema immunitario a produrre anticorpi. Se io inficio il vaccino, inficio la produzione degli anticorpi e quindi il virus mi infetta meglio. Ecco, questo è un po' il cane che si morde la coda. Noi cacciamo via il virus dalla porta principale, rischiamo che ci entra dalla finestra. Quindi dobbiamo pensare anche agli altri paesi in maniera più globale. È una pandemia, non è un'epidemia. Essendo pandemia si deve ragionare in maniera globale e dinamica. Ogni mese può cambiare la situazione, non lo sappiamo. Torna a Siena, nella sua città, il professor Giovanni Di Perri, primario del reparto malattie infettive all'Università di Torino. Long Covid, gli organi maggiormente coinvolti, polmoni e non solo. Certo, il polmone per definizione è quello che sembra farci rischiare la vita in anticipo su altre disfunzioni che però ci sono e lasciano spesso traccia per mesi. Si tratta di avere pazienza, l'impressione che ci sia un denominatore di lesione comune dovuto proprio al danneggiamento dei vasi più piccoli che in funzione anche dell'età hanno dei tempi di recupero, di rigenerazione che sono diversi, più tutte quelle che sono le variabili individuali. Soggetto che ha già una, diciamo, broncopneumopatia cronica ostruttiva, un'insufficienza cardiaca congestizia, un diabete di tipo 2, sono tutti fattori che sia a livello d'organo e distretto che a livello sistemico contribuiscono magari a dettare dei tempi più o meno lunghi di recupero. Professore, questo è il primo evento nel quale si parla di long covid, post covid. Quanto è importante adesso andare avanti? No, è importante perché poi c'è la cosiddetta sopravvivenza o comunque esistenza in vita che fa seguito all'infezione acuta, che può aver lasciato tracce importanti per la sua gravità intrinseca nel momento dell'acuzie e quindi gravità proprio di misura di danneggiamento d'organo, gravità di tipo neuropsicologico. Ci sono persone che a metà della notte si alzano con la paura di essere asfissiate, evidentemente un ricordo di ciò che è successo in rianimazione, della paura che uno ha avuto, eccetera. E poi ci sono anche altri fenomeni che fanno parte del nostro costume. Abbiamo quarantenni, cinquantenni con pretese fisiche, allenamenti, eccetera, che si ritrovano con una performance ridotta e che andranno controllati, dovranno essere sottoposti a tutta una serie di esami, di monitoraggio, perché evidentemente a tempi lunghi si recupera e si recupera verosimilmente in maniera completa. Ci vuole, ognuno ha dei tempi diversi dagli altri. Il fatto che gli atleti olimpici di 20 anni non abbiano risentito di un'infezione precedente non mi meraviglia, il fatto che qualche amatore, questi di 40-50 anni che magari hanno bici in carbonio da 8.000 euro, che hanno grandissimo entusiasmo, loro devono avere un po' più di pazienza e farsi controllare. Dottoressa Cristina Lenzi, un evento unico nel suo genere, il primo in Italia?
Io sono molto molto orgogliosa che Siena finalmente possa riprendere a dire la sua in un panorama scientifico internazionale. Questa è una giornata che io ho voluto perché si parla tanto di Covid, ma non si parla del dopo, di tutte quelle domande che i pazienti vengono in ambulatorio e mi fanno, cioè devo farmi la terza dose, dopo la prima dose sto male, devo farmi la seconda dose, oppure io continuo a stare male, ho fatto AstraZeneca, mi vogliono fare Pfizer, cioè tutte queste cose, il rischio trombotico, sono una donna, prendo la pillola, ma la terza dose mi serve davvero? Sto male, sto ancora, non riesco a correre in bicicletta come prima, cioè queste sono tutte domande che le persone ci fanno. Nessuno ancora sa dare una risposta esaustiva e definitiva soprattutto, perché il post-Covid, il long-Covid, perché il post è il dopo, ma il long sono tutti quei segni e sintomi che si trascinano nel tempo, ecco, il long-Covid ha una vita di 6 mesi, perché noi abbiamo iniziato a vederlo 6 mesi fa, quindi ci stiamo tutti documentando. Io l'anno scorso ho studiato molto prima di entrare al servizio di tracciamento del Dipartimento di Igiene, e questa tempesta citochinica, questa reazione infiammatoria ha portato a far sì che io come medico che andavo a casa delle persone una volta vaccinato, con i miei dispositivi di sicurezza, a visitare queste persone, io mi sono fatta le mie terapie, io non ho mai seguito il protocollo tachipirina e vigile attesa, io li ho sempre curati, però li ho curati dopo averli visitati, quindi sulla base della mia esperienza di 15 anni di pronto soccorso. Ecco, allora tutte queste cose, il cinquantenne che era abituato ad andare in bicicletta e che ora non riesce più a fare più di 15 km, cosa facciamo? Lo lasciamo da solo? Lo seguiamo a 6 mesi? Pazzia! Cioè noi dobbiamo programmare un follow up mensile, immediato, sia per quelli, per coloro che sono stati ricoverati in terapia intensiva, che ovviamente hanno dei disturbi che si protrarranno a lungo, ma anche per i giovani cinquantenni come me che non riescono più a correre, non riescono più ad andare in bicicletta e che si affaticano, perché la stanchezza è il primo segno, è il primo sintomo che il paziente lamenta, ma ce ne sono tanti: disturbi addominali, congiuntiviti, ho pazienti con delle dermatiti che sembrano psoriasi da quanto sono importanti e non sono allergiche. Dopo il coronavirus vengono fuori tutte queste cose, quindi cosa dobbiamo fare? Accertamenti. A Siena abbiamo delle macchine, una tecnologia meravigliosa, sia dentro l'ospedale sia fuori. Il gruppo Performance ha fatto questi grossi investimenti su TAC e risonanze. Le TAC che ci sono qui ce ne sono 8 in tutta Italia. Insomma, Siena veramente può dire la sua su un panorama nazionale sicuramente, ma secondo me anche di più. Io sono in contatto con Filadelfia, il Cooper di Filadelfia ha le nostre TAC, quindi voglio dire, non è che siamo da nessuno noi, possiamo veramente dire la nostra, e sono contenta perché questi relatori sono stati meravigliosi in questo primo giro di domande. La seconda parte sarà ancora più focalizzata sui sintomi e sulle possibili soluzioni da dare ai pazienti, tutta la platea attenta, ma io sono contentissima. Professor Grisanti, oggi a Siena nel convegno Long Covid organizzato dal gruppo Performance, la domanda sulla terza dose, che è ovviamente uno degli argomenti centrali, professore. Ma penso che la necessità della terza dose derivi dalle osservazioni della protezione in Israele e in Inghilterra, laddove si sono vaccinati praticamente la maggior parte delle persone tra dicembre e gennaio, e praticamente a partire dal sesto o settimo mese dalla seconda dose si è visto un numero importante di infezioni e anche di ricoveri, e in particolare di persone vaccinate. Quindi praticamente si è giunti alla conclusione che praticamente il vaccino aveva una durata di circa 6-7 mesi, poi confermato anche da uno studio gigantesco effettuato su 4 milioni di persone, che ha dimostrato che praticamente la protezione contro l'infezione cala dal 95 al 40%. Dopo 6 mesi, e la protezione contro le complicazioni cala dal 90 al 65-70%, quindi la terza dose nasce dall'esigenza di mantenere un livello elevato di protezione nella popolazione. Quindi è chiaro che la terza dose la devono inizialmente effettuare le persone anziani e vulnerabili, e successivamente la dovremmo fare tutti, perché l'obiettivo è quello di proteggere a livello di popolazione, non solo, ma noi dobbiamo anche diminuire la trasmissione,
perché più il virus si trasmette, più aumenta la probabilità che cambi e che muti. Quindi diciamo la terza dose è un'esigenza di protezione della popolazione, ma è anche un'esigenza di sanità pubblica per diminuire la trasmissione del virus. Professore, una domanda, lei a Piazza Pulita aveva parlato della possibilità raggiunta una determinata percentuale di vaccinati di poter... Al problema del Green Pass, lei dice, ma guardi, senta, io sul Green Pass ho sempre avuto una posizione chiara e non equivoca, cioè nel senso che io vedo il Green Pass come una misura per indurre le persone a vaccinarsi, perché d'altronde, mi scusi, ma sono proprio i dati dell'Inghilterra e dell'Israele che ci dicono che il Green Pass non è una misura per creare ambienti sicuri, va bene? Quindi è chiaro che se noi poi per legge il Green Pass lo facciamo durare un anno invece che 6 mesi, è chiaro che creiamo una contraddizione logica, un varco in cui si insinuano tutte le argomentazioni di coloro che sono contro il vaccino e che sono contro il Green Pass. Se noi invece il Green Pass lo riconduciamo in un ambito scientifico, è chiaro che il Green Pass, se lo vogliamo usare come misura di protezione, dovrebbe durare 6 mesi. Se lo vogliamo usare come misura per indurre le persone a vaccinarsi, lo possiamo usare anche un anno e mezzo, 2 anni, non è quello il problema. Allora però a un certo punto si pone anche un problema operativo, perché se riusciamo a vaccinare l'85-90% della popolazione, è chiaro che a quel punto il Green Pass, a mio avviso, perde anche il significato. E allora a quel punto, ma vale la pena creare questa contrapposizione frontale e non cercare di superarla col dialogo una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo? Era questo quello che io ho detto fondamentalmente, e penso che è una posizione sulla quale via via poi si stanno allineando tutti quanti. Professor Montomoli, oggi a Siena per l'incontro pluridisciplinare sul long covid. Lei ha dato prima una specifica importante: la terza dose in realtà è il completamento del primo ciclo. Esatto, la terza dose è il completamento del primo ciclo vaccinale. Tutti i vaccini, tranne quelli chiaramente a virus vivente attenuato, cioè vaccini tradizionali, hanno bisogno di 3 dosi per elicitare una risposta immunitaria completa e duratura nel tempo. Abbiamo evidenze, ma ne hanno parlato anche altri colleghi prima, che dopo le prime 2 dosi la risposta immunitaria è sì competente, ma dopo 6 mesi, un anno decade, e quindi ci vuole una terza dose per completare il ciclo vaccinale. Quindi la cosa che tengo a sottolineare è che la terza dose non è una dose di richiamo annuale. Per le dosi di richiamo annuali ne dovremmo riparlare probabilmente nel 2022 con vaccini diversi, con formulazione diversa. La terza dose di cui si parla in questo momento è il completamento naturale del primo ciclo vaccinale. Professore, ci sono degli aggiornamenti riguardo al vaccino di Svedere Università di Milano statale? No, mi viene da dire, stiamo andando avanti ancora con gli studi animali, abbiamo rimmunizzato questa volta, andiamo per gradi, no? Prima siamo partiti da topi, ora siamo arrivati a ratti, poi probabilmente faremo conigli e poi se si trova qualche finanziatore che ci supporta passeremo all'uomo. I tempi purtroppo sono molto lunghi, ma ormai tanto la corsa per arrivare per primo è una corsa che non c'è più, perché ormai l'intera popolazione è vaccinata, quindi a questo punto mi interessa più arrivare con un vaccino sostenibile magari per i prossimi anni che arrivare in tempi molto rapidi. Ci vorrà ancora qualche anno per avere dei risultati importanti nell'uomo.